Sì, buon pomeriggio Carmine, un saluto naturalmente a te e agli amici all'ascolto al TG8. Siamo in attesa anche noi di sapere chi parteciperà al prossimo Giro d'Italia, perché erano attese per oggi alle 12 le 4 wild card della RCS. Slittano ancora, questo significa che la decisione non è stata ancora presa, c'è tensione di sicuro. Buon pomeriggio Alessandro Spezialetti, una wild card è assegnata d'ufficio alla squadra che lo scorso anno ha vinto la Ciclismo Cup, è l'Androni Sidermec del DS abruzzese Alessandro Spezialetti. Pronti per l'ennesimo Giro d'Italia, Alessandro? Sì, questo sicuramente è una soddisfazione per noi, per me abruzzese in primis, avere già di diritto la wild card per il secondo anno di fila, e quindi per noi già da un po' che stiamo preparando il nostro giro, che quest'anno partirà da Bologna e toccherà tutta l'Italia senza estero, quindi sarà proprio un giro d'Italia vero e proprio. Con tanto Abruzzo, perché ci sarà una frazione tutta nella nostra regione, da Vasto all'Aquila, si ripartirà poi il giorno dopo da Tortoreto Lido, è chiaro che quella tappa per un abruzzese come Spezialetti è nel mirino. Ma sì, come abbiamo fatto l'anno scorso sul Gran Sasso con Masnada, ovviamente proverò a vincere, essere protagonista. Sicuramente quest'anno abbiamo rinforzato la squadra, è vero che abbiamo perso Sosa, Ballerini e qualcun altro, però ci siamo mossi bene secondo me sul mercato e abbiamo preso vari corridori giusti, e credo che quest'anno un Masnada, Vendrame, Cattaneo si faranno ancora vedere. Diceva il nostro direttore da studio poco fa, quando ci ha lanciato, che sono ore importanti per la decisione delle wild card del prossimo Giro d'Italia. Erano previste la scorsa settimana, slittate oggi alle 12, ulteriore rinvio. Qual è l'idea di Alessandro Spezialetti? Ma io da italiano spero in tutte le squadre italiane, soprattutto per il movimento delle professional italiane, perché dall'anno prossimo ci sarà una nuova riforma, il ciclismo professional verrà un po' penalizzato secondo me, non ci saranno più le wild card, ma ben 4 wild card, ma bensì 2, verrà meno anche la Ciclismo Cup che darà diritto come quest'anno alla wild card, e ci sarà un bel cambiamento nel ciclismo, quindi io spero il buon esempio che hanno dato in Francia come gli inviti della Parigi-Nizia possa essere anche in Italia. La vedo dura, perché secondo me una squadra come la Direct Energy sicuramente sarà dentro, credo, e credo anche che la Israel possa essere anche lei dentro, in quanto organizzatrice l'anno scorso del Giro d'Italia, quindi aspettiamo con pazienza. Tra l'altro, Alessandro, la squadra tua, la Androni, ha una matrice abruzzese con nuovi sponsor della nostra regione, attende la Nippo Vinifantini, che è un'altra matrice abruzzese nel suo DNA. Direttore, so che conosci bene anche per i tuoi trascorsi ciclistici Alessandro Spezialetti, quindi se vuoi fare una domanda io l'auricolare riferisco ad Alessandro. No, va bene, lo saluto soltanto, ovviamente ci conoscevamo anni e chi li fa entrambi, volevo soltanto fargli un in bocca al lupo, sperando che insomma riesca magari qui in Abruzzo ad ottenere qualche successo come direttore sportivo nel corso di questo Giro d'Italia. Faremo il tifo anche per lui se non dovesse esserci una squadra abruzzese, ma speriamo che ci sia. In bocca al lupo dunque a questa nuova veste di Alessandro. Chi lo fa ad Alessandro Spezialetti? Grazie. Va bene, riferirò io a te studio. Grazie.